Mister Longega, un anno che si chiude con il tricolore sulle maglie non può che definirsi positivo. Credo proprio di sì, anche perché è stata un'annata che ci ha rivisto protagonisti. Siamo stati quasi in testa sia questo che lo scorso campionato per tutta la stagione, per cui direi che è stata un'annata eccezionale, un'annata con i fiocchi. Qual è stato il momento di questo 2015 che ricorda con più piacere e quello magari negativo? Ma quello negativo lo ricordo perfettamente, credo che sia stata la sconfitta di Brescia che ci vedeva avvantaggiati di parecchi punti e poi sono arrivati a un punto, ci hanno fatto soffrire sino alla fine. Direi che la partita più bella, anzi forse non è stata la più bella, ma è stata quella che ci ha dato la vittoria finale, è stata la vittoria 3-1 col San Zaccaria. In Champions League si poteva fare qualcosina di più o corazzate di livello europeo come quella svedese sono per il momento di un altro livello? No, non sono di un altro livello. Io credo che se fossimo riusciti a giocare con la rosa al completo ce la saremmo giocata e forse l'avremmo anche vinta. Purtroppo non è stato così. Noi abbiamo questo problemino di una rosa molto ristretta e quando mancano certe giocatrici si sentono. Alla ripresa del campionato vi aspetta un mese difficilissimo con tutti gli scontri diretti, uno in fila all'altro. È vero, direi che il campionato è stato benevolo fino a questo momento, ci ha visto con le squadre di bassa classifica, le abbiamo vinte tutte, non abbiamo buttato via punti e questo è importantissimo. Ora ci misureremo con le grandi corazzate, vediamo se siamo all'altezza. Io credo di sì, però poi come al solito è sempre il campo che ci dice il reale valore della nostra squadra.